ignoranti delle comunità religiose. Per lo scetticismo contemporaneo, la religione è una raccolta di espressioni folcloristiche che suscita curiosità, per altri è una serie di tradizioni identitarie usate per difendersi, attaccare, fare proselitismo, mentre noi pratichiamo la religione come una via per giungere a Dio. Potrebbe essere questa, in estrema sintesi, la convinzione che ha animato l'articolato convegno a più voci, svoltosi presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Milano e chiuso dall'Arcivescovo con queste parole: un incontro atteso e affollato, promosso dalla Coreis, comunità religiosa islamica italiana, per festeggiare i suoi 30 anni e quelli della moschea centrale Al-Wahid, e a 5 anni dalla firma della dichiarazione sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune, siglata in Abu Dhabi da Papa Francesco e dall'imam Hamad al-Tayeb. Molti gli interventi, tra cui quello di Anna Scavuzzo, vice sindaco di Milano, e di Abu Bakr Moretta, presidente Coreis, senza dimenticare docenti e storici e il commissario di Terra Santa per l'Italia, Fra Francesco Ielpo. Le relazioni centrali, affidate a Rav Alfonso Arbib, rabbino capo della comunità ebraica di Milano, all'imam Yahya Pallavicini, vicepresidente della Coreis, e naturalmente all'arcivescovo. Con il titolo L'attualità dei maestri in tempi di crisi, l'Assise è stata così occasione per affrontare i temi della fratellanza religiosa e della coesione sociale e naturalmente della guerra in atto in Medio Oriente. Momenti come questi significano desiderare di smentire il razionalismo a cui siamo abituati, che considera le religioni come una specie di sopravvivenza di folklore oppure come tradizioni identitarie che esigono un'appartenenza, mentre qui siamo, almeno io sono qui per dire che le religioni hanno un rapporto con Dio e che il nostro Dio, l'unico Dio, è il Dio della pace, della fratellanza. Quindi anche ricordiamo il documento firmato da Abu Dhabi, da Papa Francesco e dal Supremo Maestro degli sunniti. Ecco, siamo qui per cercare di ribadire che proprio nella relazione con Dio troviamo delle buone ragioni per essere fratelli. Chiarissimo a questo proposito il rabbino capo di Milano. Viviamo in un momento sicuramente angoscioso, viviamo momenti non facili. Con la Coreis c'è una tradizione di dialogo importante che dura da molti anni, quindi sono assolutamente molto contento di partecipare a questo momento, tanto come c'è di celebrazione dei 30 anni della Coreis, e credo che possano essere un esempio. Il dialogo con la Coreis spesso possa essere un esempio di come si può svolgere il dialogo. Spero che l'esempio della Coreis sia preso anche da altri, che questa sia la strada. Dopodiché il tema è un tema importante, ma è anche un tema molto difficile. Il tema importante è quello della pace e della fratellanza. Pace e fratellanza sono concetti fondamentali, assolutamente fondamentali per ogni religione, però sono anche concetti difficili. C'è un'idea fondamentale nella tradizione ebraica che è questa: la parola pace, che è shalom, ha una radice che è la radice shalem. Shalem vuol dire integro, però ci sono due modi di intendere l'integrità. Un modo è dire: io sono integro, sono perfetto e quindi adeguatevi alla mia integrità. L'altro modo è di dire che non siamo integri, nessuno di noi è integro, nessuno di noi è perfetto e ognuno di noi deve perfezionarsi. Il primo modo è terribile, è devastante, il secondo modo può essere una via verso la pace. Lei, parlando con l'arcivescovo circa un mese fa al Memoriale della Shoah, ha detto: serve empatia. Noi ci siamo sentiti soli dopo il 7 ottobre. Sì, sì, assolutamente sì. L'empatia è fondamentale. Senza empatia non si vive, in assoluto non si vive. Sì, la sensazione di solitudine c'è stata. La sensazione di solitudine c'è stata e continua ad esserci. Spero che sia superata. Una situazione critica, certo, quella in Medio Oriente, anche per Yahya Pallavicini. Ma senza dubbio ciò che succede in Ucraina e ciò che succede in Israele ha un impatto in Europa, in Italia e a Milano.
e le complessità locali con le sfide internazionali complicano le situazioni, il dialogo e il rispetto tra le persone. Però è anche vero che Milano ha una specificità su cui conviene investire in termini proprio di sguardo illuminato, di capacità inclusiva, di capacità di dinamismo non soltanto imprenditoriale ma direi anche culturale.